Buonasera, adesso incominciamo a introdurre gli ospiti di questa sera. Questa Davide e Davide Alberini. Una volta che sono entrati, partirà diretta. Adesso intanto che Giulia entrano. Giulia, trasmetti e Davide. Adesso, giusto il momento di introdurre le persone in diretta e partiamo. Salve, buonasera! Sono tornata giusto in tempo dall'università per questa diretta. Come va, Federico? Va bene, adesso vediamo di salutare Davide che mi è comparso adesso che non poteva partecipare, si vede che comunque i soliti problemi di Instagram. Ah, certo, sì. Ci sono stati dei problemi con i social, so. Ecco. Eccolo qua! Il Ciao, grande buonasera. ospite di questa casa. Buonasera e grazie di essere qua con noi. Grazie per Davide, l'invito. devi sapere che io e Federico ci divertiamo, insomma, cerchiamo tutte le settimane di portare qualche nome importante, qualche esponente del mondo del ciclismo per fare una chiacchierata, per sottrargli mezz'ora del loro tempo in maniera tale che possano anche soddisfare qualche nostra curiosità. Siamo alla diretta numero 7 o 8, Fede? Siamo a 9, mi dispiace, siamo a 9. Addirittura, allora la matematica devo rivedere tutti. Quindi l'ospite di questa serata lo vedete, lo conoscerete sicuramente, un nome illustre del ciclismo italiano ed internazionale. Un nome che insomma non ha bisogno di molte presentazioni, il mitico, l'inossidabile Davide Rebellin. Non so se ti ricordi, ci siamo fatti anche una foto insieme a Firenze, prima doveva essere stato il trofeo Alfredo Martini, poco prima della Ah, ok, sì. partenza. Pensa, sono venuta Mi dal San ricordo. Miniato a Firenze, ho affrontato 50 km all'andata e 50 al ritorno, principalmente per fare la foto con te, lo dico. Grazie, bello. Come stai e come procede la fase post-operatoria? Ah, procede bene, direi. Adesso, più che altro devo stare a riposo e soprattutto non dare peso alla gamba. Fortunata. Avrò venerdì una radiografia di controllo e poi da lì vedremo un po' iniziare la fisioterapia e da farsi insomma per recuperare un po' da questo infortunio. Ecco. Ci vuole un po' di pazienza, la voglia sarebbe tanta di uscire a pedalare, ma bisogna aspettare i tempi. È importante che si calcifichi bene la ferita e poi si potrà iniziare a fare qualcosa. Allora, una breve introduzione e poi ti lascio subito la parola. Correggimi se sbaglio, tu sei un classe 71, professionista dal 1991, quindi un ciclista veramente inossidabile, sei l'eroe di molti, e che ha collezionato tantissimi traguardi, tanto da essere stato soprannominato anche il Trebellin. Dimmi se sbaglio, nel 2004, quando in una settimana hai A 4. collezionato Amstel Sì. Esatto, Gold Race, Freccia Vallone e Liegi-Bastogne-Liegi. bravissimo. Sì, è E stata una settimana storica bellissima e bellissimo ricordo di quella settimana. noi non ti rubiamo ulteriore tempo e iniziamo con delle domande. Se ci sono poi da casa delle questioni, delle curiosità, ce le scrivete in chat e noi le riproponiamo a Davide. Noi solitamente nelle nostre chiacchierate chiediamo com'è che vi siete avvicinati a questo sport, i primi anni da dilettanti,
E poi se c'è stato un momento particolare in cui hai capito che questa sarebbe stata la tua professione. Sì, guarda, e beh, io ho iniziato nelle categorie giovanili, avevo 9 anni, quindi allora era la categoria B2, adesso sono cambiate un po' le categorie, però avevo 9 anni e ho fatto tutte le categorie. Già dalle categorie giovanissime iniziavo a vincere 3-4 gare all'anno, poi se non un po' di più, insomma, fino ad arrivare alle categorie juniores dove io ho iniziato a fare le prime gare internazionali, ho vinto anche il campionato del mondo a cronometro a squadre e insomma da lì ho iniziato un po' a sperare, a sognare di diventare professionista, a capire anche che potevo un giorno essere un professionista. E perciò dopo 2 anni e mezzo da dilettante ho fatto le Olimpiadi di Barcellona, che allora erano solo per dilettanti. E dopo le Olimpiadi, nel mese di agosto, nella gara di Camaiore, sono passato professionista nel 92, non 91 era, e da lì poi ho iniziato la mia carriera professionistica. Bon, però diciamo che ho iniziato un po' a sognare e capire di essere un professionista nelle categorie juniores, ecco. Da prima era più un sogno, diciamo, poi era più una speranza finché è diventata realtà. Quando sono passato nel 92. Davide, Ti salutano, ti dicono che sei un grande, ci tengo a fartelo presente. ci racconti la tua prima vittoria da professionista? Dunque, la mia prima vittoria da professionista è venuta, non è venuta anche subito, è venuta nel 94 e dunque, è stato in una breve gara a tappe, che non ho vinto nessuna tappa, ma ho vinto poi la classifica generale, una gara a tappe in Germania, mi sembra. Poi la prima vera vittoria è stata, vera vittoria, vittoria a braccia alzate, diciamo, è stata al Giro del Trentino, una tappa che si arrivava a uno sprint piuttosto ristretto di una ventina di corridori, mi sembra. E quella è stata la prima vittoria di una gara in linea, ecco, di una gara in sprint, alzando le mani, diciamo così. E allora abbiamo parlato di vittoria, invece hai anche qualche rimpianto, qualche vittoria che è sfumata, oppure qualche vittoria che magari baratteresti con un'altra? Ma sai, essendo un corridore da classiche, quello che sognavo era di vincere un campionato del mondo. Vabbè, non l'ho mai vinto, ci sono andato vicino, ho vinto delle belle classiche, però il campionato del mondo appunto non è un po' rammarico, però mi sono comunque preso delle belle soddisfazioni, delle belle vittorie in gara, soprattutto che amavo tanto e adatte anche le mie caratteristiche, insomma, alla fine mi esprimevo di più nelle gare di un giorno che nelle grandi gare a tappe, Giro d'Italia o Tour de France. Davide, in tutto questo tuo percorso, cosa credi che lo sport ti abbia lasciato in termini di insegnamenti e di valori? Ma sai, il ciclismo e lo sport in generale lascia sempre dei bei principi che sono quelli della dedizione, di impegnarsi nei minimi dettagli per rendere il meglio, ecco, per curare i minimi dettagli per arrivare al meglio e dedicarsi a questo, senza però senza però trascurare il fattore del divertimento, che secondo me è la cosa essenziale: divertirsi pedalando, divertirsi facendo quello che si ama. E quindi mi ritengo fortunato, ecco, di aver fatto della mia passione il mio lavoro e mi sono divertito, mi sono preso delle belle soddisfazioni e comunque e anche imparando ovviamente i valori di vita che sono essenziali non solo in bici ma anche fuori dalla bici.
Ora ti faccio una domanda un po' difficile. Riesci ad immaginare come sarebbe stata invece la tua vita senza la bicicletta, senza questo percorso? No, non riesco a immaginarla. È difficile, è proprio una domanda molto difficile. Lo so, sai, sono nato con la bici, si può dire, già ho corso, ai 9 anni, ho iniziato le prime gare, ma già ai 7 anni facevo ciclo raduni con mio papà che organizzava una squadra di ciclisti, cicloturisti, a cui mi aggregavo per questi ciclo raduni. E quindi già delle prime competizioni ero già lì che pedalavo, ecco, con sempre l'entusiasmo e la voglia di stare davanti e di vincere, insomma, con lo spirito agonistico, ecco. E Metterlo questo suo amore per la bici, si vede. sì, beh, sì, diciamo che anche altri sport non ho praticato, come se ero bambino, giocavo un po' a calcio, però vedevo solo la bici alla fine, era lì dove mi divertivo di più e dove mi dava più soddisfazioni e diciamo che la mia vita è la bici, insomma, parallela alla bici. Davide, ma fra tutte le corse che hai fatto, ce n'è una che ti è più rimasta a cuore e una invece che hai mal sopportato? Ah, diciamo che la che più mi è rimasta a cuore è la Liegi perché boh, sono riuscito a vincerla dopo anche le altre due classiche vinte nella stessa settimana, poi perché la Liegi è una classica a movimento, è una gara con un percorso adatto alle mie caratteristiche che sognavo già da giovane, da piccolo, quando vedevo, non so, Argentina vincere, per esempio. È sempre una gara che mi ha entusiasmato molto, prima di riuscire a vincerla ho dovuto farla parecchie volte e dalla prima volta che mi ricordo che l'ho fatta e sono caduto nel finale a poi arrivare terzo, secondo, fino poi a vincerla perché era veramente la classica e la gara che più mi stava a cuore. E poi cosa mi avevi chiesto? Una cosa che non sopporti. Che è una gara che non sopporto, sono tutte belle. Forse ho un po' rammarico di non aver fatto, per esempio, un Giro delle Fiandre, perché non sopporto il pavé. Il pavé veramente penso non faccia per me, forse per le mie caratteristiche fisiche o il modo che ho di pedalare. Non mi sono mai espresso come si deve, sul pavé, quindi non dico la Parigi-Roubaix, ma il Giro delle Fiandre magari potevo, visto che comunque è anche una gara selettiva con della salita, dei strappi duri come piacciono a me, però il fattore pavé che non ho mai digerito, ecco, forse quello che meno mi piace, ecco. E per questo l'ho evitato, anche per non compromettere magari la seconda parte delle classiche del Belgio, quella delle Ardenne. E preferivo programmarmi bene per quelle classiche, appunto delle Ardenne, dove mi esprimevo molto meglio. Mentre attualmente sappiamo che anche in quest'ultima stagione sei stato in forza alla Dynatec, dove ti trovi a correre molto spesso anche a fianco di neoprofessionisti, di ragazzi più giovani. Quindi immagino tu sia anche un po' il leader del gruppo. Ti riconosci in questo ruolo? Sei un bravo maestro anche per i più giovani? Ma sai, mi piace trasmettere la mia passione e la mia esperienza, anche senza tante parole, perché comunque è bello che imparino le proprie esperienze, però che magari essere di esempio, di essere seguito, mi fa piacere che guardano quello che faccio, quello che mangio, insomma, è sempre bello e anche è un piacere per me trasmettere tutta la mia esperienza perché mi vedo in loro, no? Mi vedo quando ero io giovane, quando ero io neoprofessionista che guardavo i grandi campioni, guardavo tutto quello che facevano,
cercavo di prendere il più possibile consigli per migliorarmi e per crescere. Quindi con loro sono ben aperto a sentire ovviamente le loro richieste, le loro domande e comunque trasmettere, in generale trasmettere un po'. La mia passione è quello che ho vissuto in questi anni della mia carriera. Anche perché so che hai un training camp, quindi ci tieni molto anche a cercare di trasmettere i valori, gli insegnamenti giusti, ma magari anche qualche segreto per allenarsi al meglio. Sì, certo, organizzo ogni tanto questi training camp e appunto per trasmettere questi valori, questa mia esperienza non solo ai giovani, ai ragazzi che corrono, ma anche a ciclisti della mia età o anche più anziani, che appassionati di bici, che appunto vogliono conoscere un po', pedalare assieme a un professionista e conoscere magari qualche segreto, vabbè. Non è che ci siano grossi segreti, ma perlomeno trasmettere un po' la passione e quello che ho vissuto io in questi anni, ecco, aneddoti alle gare. Quindi non si pedala solo, ma anche cerco di trasmettere loro quello che ho vissuto in questi miei anni di professionismo e vedo che c'è molto interesse ed è bello e soddisfazione anche per me, insomma. Trasmettere queste esperienze, questi aneddoti e queste storie vissute nella mia carriera. Davide, c'è un anno, una stagione che ti ricordi con più soddisfazione, che è più significativo per te? Direi questa qui del 2008, no, scusa, 2004, quando ho vinto queste classiche, Amstel Frecciariegi. Direi che questa penso sia stata la stagione più bella, anche se comunque ho avuto tante altre belle stagioni. Non lo so, ricordo il 2001 dove ho fatto, mi sembra, 11 vittorie, anche se non ci sono grandi classiche, a parte tanti piazzamenti anche in queste grandi classiche, però ho vinto molte gare classiche italiane, magari gare che adesso non ci sono più, però che allora a suo tempo avevano certa importanza ed erano molto seguite e quindi mi hanno dato belle soddisfazioni, ecco. Direi che questi sono gli anni migliori. In tutti questi anni c'è magari un nome, un compagno che ti porti più nel cuore, con il quale hai stretto un'amicizia che vada oltre alla mera collaborazione di squadra? Ah, guarda, ho avuto tanti compagni di squadra e direi, ricorderei su tutti Cristian Salvato, Cristian che adesso è il presidente dell'Associazione Corridori Professionisti, lui, anche lui della mia età, abbiamo corso ci conoscevamo dalle categorie giovanili, poi siamo passati al professionismo io un po' prima, lui un po' dopo, però poi abbiamo corso nella stessa squadra e avevamo un bel rapporto, ecco, di amicizia perché appunto ci frequentavamo già da giovani e tuttora comunque c'è sempre un bel rapporto. Direi lui, poi altri corridori che mi hanno aiutato, sono stati vicini nella mia carriera, ricorderei anche Gianni Faresin, per esempio, che anche lui era un ragazzo con tanta esperienza, era ormai alla fine della sua carriera quando io ho corso con lui, però sai, erano quegli atleti, quei ragazzi a cui non serviva dirgli niente in gara perché sapeva lui quello che c'era da fare e quindi direi che è stato un ottimo compagno di squadra per questo. Da esperto di questo mondo, ti senti dare dei consigli ai giovani che sognano una carriera nel ciclismo? Ma il consiglio che do sempre ai giovani è quello di divertirsi, di pedalare divertendosi, correre sempre con lo spirito di divertimento, certo, è uno sport che è esigente, che richiede impegno, dedizione, però se c'è quel fattore di divertimento le cose vengono più facili, vengono meglio e vengono bene, quindi di tenere sempre anche negli allenamenti, nonostante il ciclismo sia un po' cambiato, che ora è molto più metodico,
comunque di tenere quella parte del divertimento che è quella che ti fa andare avanti e anche durare di più, avere una carriera anche più lunga, ecco. Intanto Amedeo da casa che salutiamo ti fa una domanda. Quale atleta ti assomiglia di più attualmente? Ciao Amedeo, ma attualmente non saprei dirti, no. Con le caratteristiche, anche se direi Alaphilippe, per esempio, anche se lui ha vinto il campionato del mondo e è anche protagonista nei grandi giri, però è un po' un corridore come Valverde, no? Che è sempre presente per tutto l'anno, un po' come ero io, mi piaceva essere. Quando andavo alle corse, di essere protagonista dall'inizio alla fine della stagione, esserci sempre. E direi questi. Poi ci sono tanti altri giovani che stanno crescendo, ma anche italiani. Comunque, il ciclismo italiano ha sempre un ricambio generazionale e atleti di grande valore, e anche quest'anno l'hanno dimostrato con grandi risultati. Mi sembra che tu abbia accennato anche a dei cambiamenti, perché sicuramente hai alle spalle una carriera più che pluridecennale. Con uno sguardo magari indietro tutti questi anni, proprio quale credi che sia o che siano al plurale i cambiamenti maggiori intervenuti proprio nel mondo del ciclismo? Ma sai, i cambiamenti sono tanti, e tanti dal non so, dal modo di allenarsi, di prepararsi. Per esempio, allora si facevano allenamenti più ore di bici o solo ore di bici senza lavori specifici, invece adesso è tutto molto più metodico. Anche il modo di correre adesso è molto più, come si dice, tra virgolette stressante, perché comunque dal pronti via si sente la battaglia e ci sono pochi momenti dove ci si può veramente rilassare, cosa che magari 15-20 anni fa era diverso, magari si partiva un po' più rilassati e poi quando c'era la bagarre, insomma. Poi è cambiata un po' soprattutto la tecnologia, quindi dalle bici. Che ne so, dalle ruote ai telai molto più performanti, e questo porta ad aumentare di conseguenza anche le velocità. È cambiato anche il vestiario, per dire, adesso l'aerodinamica, sono tutti dettagli che, curati, veramente hanno portato un ciclismo ad essere più, non dico esasperato, ma al top, insomma, così come. Come l'alimentazione, adesso tutti più o meno hanno un loro dietologo, un psicologo, insomma, sono tutti fattori che figure nuove che prima magari non esistevano o pochissimi avevano, che ti permettono di dare il meglio di te e quindi aumentare il rendimento. Per questo anche il livello generale nel gruppo. Soprattutto nel World Tour è molto alto perché tutti sono seguiti al meglio e tutti ora possono tirare fuori meglio di sé, insomma, dal proprio fisico ma anche mentale. Ti voglio chiedere questa domanda. Ai giovani, i giovani ti fanno qualche gavettone, qualche scherzetto, approfittando un po' di te? Ma no, vedo che c'è tanto rispetto, anzi mi fa molto piacere, tanti ragazzi giovani che potrebbero essere benissimo i miei figli, si affiancano a me anche in gara e dicendomi che per loro è bello essere qui, è un onore essere qui a pedalare con me, che si sono entusiasmati, che hanno preso passione guardandomi alla TV quando vincevo le classiche, che mi piacevano le classiche, da lì hanno iniziato appassionarsi a questo sport e dovrà essere qui a fianco a me a gareggiare, per loro è una bella soddisfazione, ma lo è anche per me, ovviamente. Dunque, è bello anche essere l'esempio, certo, e
oltre che esempio anche di leggerità, ma anche di dedizione per questo sport, insomma, che fa immenso piacere. Quindi in generale c'è molto rispetto e non ricordo nessuno che mi ha fatto un gavettone, come dici. Sempre da casa ci chiedono, i tuoi acerrimi, se li possiamo definire così, nemici in carriera, ce li vuoi ricordare, se li hai avuti? Sì, ne ho avuti tanti, direi da Bettini a Valverde, prima anche Bartoli Casagrande, direi questi, ecco, i più acerrimi, con cui ho combattuto di più, anche perché tanti erano magari un po' più veloci di me, quindi mi battevano allo sprint, quindi tanti secondi, terzi posti li ho avuti anch'io, ecco. E poi tante belle vittorie, per esempio con Bogaert, sono riuscito a batterlo sia all'Amstel Gold Race sia alla Liegi-Bastogne-Liegi. Lui magari era forse leggermente più forte di me in salita, ma io ero più veloce di lui, quindi arrivavamo assieme e riuscivo a vincere, a batterlo. E anche lui è stato un bel avversario. Ma direi questi, anche se ce ne sono stati tanti altri. Ho passato tante generazioni dall'epoca di Bugno, di Chiapucci, Durain, poi per passare all'epoca di Bettini, Bartoli, e quella di Cunego, e adesso questa qui di questi giovani talenti. Adesso ti chiedo, in questi giorni sappiamo che al cinema c'è il film intitolato Marco Pantani. Dal 18 al 20 di ottobre c'è stato questo film. Visto che tu ci hai corso assieme, vuoi chiederti qualcosa di Marco? Ma Marco, bellissimi ricordi di Marco perché beh, lo conoscevo dalle categorie giovanili, dai juniors, dai dilettanti, abbiamo avuto modo di gareggiare, di scontrarci parecchie volte e già lì si vedeva il suo talento, soprattutto in salita. Poi ricordo benissimo la nostra prima gara da professionista perché siamo passati tutti e due. Nel 92, dopo le Olimpiadi di Barcellona, perché allora c'era il blocco olimpico, cioè il Comitato Olimpico Italiano cercava di tenere i migliori dilettanti per farli fare le Olimpiadi, e quindi dopo queste Olimpiadi nel 92, nel mese di agosto a Camaiore, siamo passati ai professionisti, mi ricordo che alla partenza ero rischierato a fianco a Marco ed era lì, insomma, partita lì la nostra carriera da professionista. Poi lui aveva caratteristiche molto diverse dalle mie, quindi non ci siamo scontrati nelle grandi classiche, però era irraggiungibile nei grandi giri. E allora noi ci avviamo a concludere innanzitutto con un ringraziamento di cuore a Davide che ci ha tenuto compagnia in questa mezz'ora. Abbiamo scoperto tantissime cose della sua esperienza, della sua carriera in prima persona, ma anche tante cose attinenti al mondo del ciclismo e ci fa davvero piacere. Quindi grazie ancora per essere stato con noi. E Grazie a voi. poi salutiamo tutti i nostri amici da casa. Mi raccomando, seguite Federico e seguite le novità della Pro Cycling Fanta perché a breve ci saranno novità. E mi raccomando, seguiteci anche con le nostre dirette perché insomma abbiamo visto di come possono essere interessanti e di come ci possono far scoprire cose nuove. Grazie mille a tutti. Grazie a voi. Grazie a tutti. Presto. Ciao e Ciao, grazie. buona serata. Ciao, ciao. E in bocca